tardano ancora qualche minuto in attesa di qualche potenziale ultimo arrivo. E nel frattempo ti do il benvenuto a questo incontro che abbiamo anche chiamato corso di formazione, che assieme alla conferenza, a una conferenza pubblica che terremo questo pomeriggio, costituisce un'attività che ci impegnerà oggi e la settimana prossima, il giorno 15. E chiederei, questo incontro è un incontro organizzato all'interno di un progetto europeo, organizzato da noi, di UNITN, con l'ampia disponibilità alla collaborazione da parte dell'autorità di bacino e dei bacini montani della provincia di Trento, e ha come tema il pericolo, il rischio idrogeologico, declinato diciamo in una maniera un po' più generale rispetto a quanto ciascuno di noi è abituato ad ascoltare. Ecco, prima di continuare con questo brevissimo prologo e poi lasciare e descrivere un po' i contenuti di questa giornata, vorrei anche dare l'occasione a noi qui, visto che una delle parole chiave di questo progetto è la comunicazione e la conoscenza, di sapere chi siamo qui, quali sono le nostre competenze e perché siamo qui, molto rapidamente. Allora, io sono Luigi Fracarollo e sono un docente dell'Università di Trento. E davanti a me, li presento io, abbiamo due relatori della giornata odierna, i professori Riccardo Livone e Giorgio Rosati. E poi, prego, lascio la parola a voi per raccontare chi siete, perché siete qui. Rocco? Rocco Scolozzi, secondo relatore. Bravo. Al Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, da cui vi racconterò. Benissimo. Franca lo sarà descritto da Rocco. Andrea Barbi, io sono un consigliere comunale del Comune di Faedo. Mi interessa l'argomento perché sto frequentando un corso serale per geometri e sono vigile del fuoco. E quindi... Ok, grazie. Io sono Lorenzo Coser, sono uno studente di ingegneria e di architettura qua a Trento. E con la mia tesi mi sto occupando della gestione del rischio e quindi mi sembrava interessante partecipare e sentire cosa ne sanno quelli più informati di me. Io sono Nicola Tubini, dottorando al primo anno qui a Trento, e più che altro per interesse personale, anche perché la mia corso magistrale di laurea era incentrato proprio sulla protezione idraulica del territorio, quindi pareva interessante. Certo. Gruppo Bolzanino. Io sono Pierpaolo Macconi, lavoro all'Agenzia di Protezione Civile, mi occupo di pianificazione del pericolo e di analisi del rischio. Natascia Guba, dell'Ufficio Geologia, anch'io mi occupo del piano di revisione del pericolo, di controllo, rischio e gestione del rischio. Bene. David Trinander, dell'Ufficio Geologia, stessa cosa. Stessa cosa. E tu? Dani Costantini, anch'io. Benissimo. Io sono Giovanni Segatta, lavoro al Comune di Trento e mi occupo del piano di protezione civile e quindi ecco, molto coerente con quello che si tratta. Bene, allora l'incontro odierno proseguirà con gli interventi dei miei colleghi Riccardo Rigon e Giorgio Rosati, preceduti però da Rocco, che illustrerà il progetto europeo Franca che ci accomuna. E nel pomeriggio avremo la cosiddetta conferenza pubblica, in cui avremo alcuni relatori provenienti da diversi ambiti, e quindi, come avete letto nel flyer, avremo un sindaco, Ugo Grisenti, avremo poi un direttore dell'ufficio stampa della provincia di Trento, Giampaolo Pedrotti, un giornalista, Andrea Selva, e un giudice, Carlo Ancona. Quindi capite già dalla scelta che abbiamo fatto per l'organizzazione di questa conferenza che la tematica è vasta e rivolta a un pubblico, diciamo, con interessi multidisciplinari. Infatti, una delle cose importanti, secondo me, di questo progetto europeo è che ci fa capire come l'essere esperti nella tematica idrogeologica non significa essere esperti, essere ingegneri o essere
giuristi o essere economisti. Civica può essere tutte queste cose, quindi è innanzitutto la presa di coscienza che ciascuno nel suo campo può portare un contributo, ma è un contributo che è solo una parte del tutto. E quindi è interessante questo, perché ci aiuta a imparare a togliersi la propria giacchetta o la propria etichetta di esperto in quanto tale, e di mettersi in ascolto di altri che portano altri contributi. Quindi c'è un primo obiettivo, questo di disgregare un po' certe certezze su cui abbiamo vissuto, parlo anche per me in prima persona evidentemente, quindi io sono un ingegnere, non c'è solo, sono un modellista matematico, fisico di queste tematiche, non c'è solo il mio punto di vista, anzi ho imparato grazie a questo progetto che gli altri punti di vista, per esempio il punto di vista del sociologo, il punto di vista dell'economista, dello psicologo, del giurista, sono anche più importanti per certi aspetti, e certamente lo sono se andiamo a vedere per esempio come la Comunità Europea finanzia progetti che hanno il rischio idrogeologico come argomento. Non tanto, cioè, il finanziamento viene dato non tanto, non solo a gruppi di fisici e di ingegneri, ma viene dato spesso e volentieri anche a gruppi di lavoro che hanno altre discipline alla base, tra cui per esempio la sociologia. Il progetto Franca è guidato dal professor Roberto Poli, che è un sociologo. Quindi c'è questo primo effetto di disgregazione. Qui segue poi, naturalmente, deve seguire una certa curiosità da parte di tutti noi verso, appunto, verso l'altro, verso le competenze che possono essere messe in sinergia assieme alle nostre. E quindi alla fine, come sbocco naturale, la necessità o la voglia, l'idea di cooperare per unire le forze e raggiungere un risultato migliore. Diciamo, per caratterizzare Franca, al di là di quello che racconterà con maggiore competenza Rocco, vorrei usare estrarre una parola chiave tra le molte che sono possibili, che è quella di che è anticipazione. Potrei anche dire comunicazione, che è molto importante, insomma mi soffermo più su questa parola anticipazione, che in italiano può avere anche un significato non così pregnante nell'ambito di cui stiamo parlando, in inglese o diciamo nella letteratura tecnica lo è di più. Anticipare è anticipazione, quindi ha un insieme di significati per noi che raccolgono altre parole che sono prevenire, che sono prevedere, mitigare, intervenire con opere, tutto questo è anticipazione. E quindi è una, direi che l'anticipazione è quindi una missione alla fine, è una missione che prevede appunto che noi, che abbiamo competenze diverse l'uno dall'altro, si metta assieme e con umiltà anche dia un contributo, sapendo che non sarà un contributo esaustivo, ma è un contributo che fa parte di un progetto corale. È significativo proprio vedere poi, a parte la struttura di Franca, ma anche semplicemente la struttura della conferenza pubblica, in cui abbiamo invitato appunto un giudice, per esempio, abbiamo invitato un giornalista che parla di comunicazione evidentemente, e noi sappiamo, ognuno con la propria sensibilità, che poi quando succede un evento, se non riusciamo ad anticiparlo, questo evento ha spesso purtroppo effetti tragici, e il fotogramma che rimane poi impresso è quello spesso che dà il giornalista, non è quello che dice un tecnico, anche perché appunto manca spesso la possibilità a noi tecnici di trovare il modo di comunicare direttamente al pubblico la nostra opinione, il nostro punto di vista. Quindi il giornalista ha un ruolo fondamentale in tutti questi aspetti, così come l'amministratore pubblico ha un ruolo fondamentale, così come il tecnico. Ecco, queste tre categorie sono qui chiamate a raccolta, a convegno, per potersi anche parlare, per poter dibattere. E la conferenza pubblica sarà appunto un'occasione per vedere queste professionalità discutere separatamente ma anche assieme in una specie di tavola rotonda. Il corso poi proseguirà nella giornata di giovedì 15 febbraio con l'intervento di un nostro collega di giurisprudenza, il professor Eugenio Calicetti, e avremo poi la possibilità di
mettere, di toccare con mano una fase sperimentale di gestione di un'emergenza, quindi diciamo un'attività che è stata organizzata come un gioco di parti in cui avremo la possibilità anche di cambiare ruolo così magicamente, passare da un ruolo tecnico a un ruolo amministrativo a un ruolo diverso, che è proprio nel pieno spirito di questo incontro. E questa attività è stata organizzata da Martinengo, che parlerà poi a sua volta di come si pianifica l'emergenza, e avremo poi in chiusura un intervento del dottor Antonio Ziantoni, attualmente dirigente di una divisione del rischio della dirigente dove, Riccardo? Dell'ambiente, del Ministero dell'Ambiente. Del Ministero dell'Ambiente, ma precedentemente è a lungo all'autorità di bacino, e quindi è una persona che ha avuto modo di stare a contatto sia con l'ambiente tecnico che con l'ambiente amministrativo, e poi chiuderà di nuovo infine il buon Rocco, che quindi apre e chiude un po' le danze giovedì prossimo in chiusura, e quindi avremo poi una breve fase di dibattito e di conclusione. Ok, alla luce anche di quello che vi ho detto, gli interventi che ascolterete, in particolare quelli della mattinata, sono interventi che sono rivolti a un pubblico vasto, quindi diciamo sia per il colto ma anche per il non colto, per il profano, ecco, perché bisogna saper comunicare le cose a tutti, e quindi è stato anche fatto uno sforzo affinché nelle presentazioni questo risulti. Con questo ho chiuso, altri intervenuti non ce ne sono, quindi cedo la parola adesso al nostro primo intervento, e quindi cedo la parola a Rocco, che descriverà